Ciao amici dei profumi, amici di Fabrizio, benvenuti o bentornati su Profumizio. In questo periodo ci avviciniamo al Natale e, oddio cos'era una piuma, ci avviciniamo al Natale e sto aprendo insieme a voi un calendario dell'Avvento e parallelamente diciamo vi faccio vedere alcuni prodotti che ho per arricchire un pochettino questo calendario dell'Avvento. Vi faccio vedere dei profumi, delle creme, dei bagnoschiuma. Ieri vi ho fatto vedere anche una crema spalmabile con cioccolato e chicchi di caffè, quindi di tutto un po'. Siamo arrivati al giorno 11 dicembre, sempre più vicini a Natale, ormai quasi ci siamo. Per questi giorni diciamo dovremmo avere completato tutti i nostri acquisti, ma ci ritroviamo sempre in molti il 23 e il 24 a fare gli ultimi giri. Il calendario è, se mi state seguendo, quello di DM o DM, catena tedesca, che si trova anche online. I prodotti sono di questo marchio che si chiama Balea, però un marchio che si trova soltanto da DM, quindi non lo trovate da altre parti. Sto cercando l'11 è qua e adesso lo apro sempre un po' con fatica. Faccio vedere, vediamo oggi cosa troviamo. Leggo hand cream, quindi crema, se riuscisse a toglierla. Scusate se ogni tanto sembra che ci sia il tavolo che si muove, non è molto fisso. Crema per le mani, Wonderful Time. Vediamo se riesco a capire qualche ingrediente. No, proviamo subito questa crema per le mani, che in questo periodo fa freddo e sempre profumazione neutra. Io non ci sento un particolare profumo come i prodotti che abbiamo aperto negli scorsi giorni. Niente. Sono un po' deluso dal fatto che non siano profumati, perché appunto di solito da DM ci sono dei prodotti, bagnoschiuma, creme, che hanno delle ottime fragranze, poi spesso originali che non si trovano altrove. E invece questo calendario dell'Avvento per ora no, sono dei buoni prodotti, devo ammettere, li ho usati, la crema per il corpo, il bagnoschiuma, lo shampoo. Però appunto non sono molto profumati. In alcuni è segnato la nota della rosa o della vaniglia, ma si sente secondo me poco. Oggi invece vi faccio vedere due prodotti alla mandorla. Sapete che io amo tanto la mandorla, come nota nei profumi e anche nei prodotti. Allora, qui ho un profumino, un campioncino di Simone Andreoli, Mandorla del Sud, un profumo veramente buono, proprio pasta di mandorle pura, buonissima. È un estratto di profumo e come note a mandorla, zucchero a velo, ambra e vaniglia. Si sente molto la nota ambrata, però poi asciugandosi diventa molto dolce. È uno dei parfum intense, non ho idea di quanto costi, quindi non voglio dire prezzi a caso. Questo è Mandorla del Sud di Simone Andreoli. È un campioncino, me l'hanno inviato con un acquisto, quindi campioncino che ho molto gradito perché amo la nota di mandorla. Invece questa è una crema per il corpo di Victoria's Secret, Velvet Petals, quindi è praticamente un fiore mandorlato. Qui parla di Lush Blooms
e almond glaze, quindi dei boccioli luminosi e una glassa alla mandorla. Questa crema è buonissima, c'è anche l'acqua per il corpo. Quasi che si sente questa mandorla bella rotonda, fiorita. Poi una crema che lascia a lungo il proprio profumo. Anche lo spray per il corpo è molto buono. Io l'ho avuto sia Velvet Petal che Velvet Petals Frosted, che era un'edizione limitata di Natale, però adesso non l'ho ritrovata. Comunque diciamo che la vibrazione era sempre un po' questa, quindi un fiorito mandorlato molto piacevole, secondo me adatto anche in tutte le stagioni. Questi prodotti di Victoria's Secret si trovano da Victoria's Secret, che ormai ha dei punti vendita anche in Italia, oppure online. Non sono low cost, perché comunque questa crema costa 19, anche se è un, quanti ml? Un 236 ml, quindi non è piccola, poi dura, è un prodotto ottimo. Anche le acque per il corpo sono praticamente dei profumi, però non sono, diciamo, low cost come magari si possono trovare in altri posti come il DM, oppure nei discount da questa Ponetti Gotà. Ci sono delle linee sicuramente più economiche, però sono dei prodotti buoni che vi consiglio, soprattutto magari se avete l'occasione di trovare qualche offerta. Senz'altro sono dei prodotti che sicuramente piacciono, sono molto piaccioni, sono tutti nella categoria dolce, prodotti particolarmente magari con un mood diverso non ce ne sono, sono tutti un po' vanigliati, fioriti, appunto mandorlati, c'è la lavanda, però diciamo sono tutti creme, bagnoschiuma, acque per il corpo, anche i profumi tutti dolci. Lo dico se qualcuno volesse tentare un acquisto al buio. Sono ottimi prodotti, genere appunto dolce, gourmand. Le confezioni anche sono, vedete, molto belle. Questa sta macchiando. Bene, abbiamo passato un altro giorno assieme, un altro giorno di questo avvento. Vi aspetto domani qua su Profumizio. Vi aspetto comunque in generale su Profumizio, iscrivetevi qui su YouTube e su Instagram. Un bacio, ciao ciao con la manina, e domani, ciao!